Successo di pubblico, di partecipazione, tanto entusiasmo ad Aragona in occasione del concerto di Lello Analfino e dei Tinturia, a conclusione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo. Piazza Aldo Moro, gremita di folla, ha seguito l'esibizione dei Tinturia da giovanotto a precario. Lello Analfino al microfono di Vanessa Chiapparo. Il concerto dei Tinturia chiude i festeggiamenti in onore di San Vincenzo. Lello, era la prima volta che suonavi qua ad Aragona, che cantavi? No, credo la seconda o la terza volta per me. Io ho visto che ancora ti diverti tantissimo, hai fatto divertire tantissimo il pubblico, tutti hanno ballato come pazzi. Beh, questa è una grande soddisfazione sia per me che per la band che mi accompagna. È il nostro mestiere, insomma. Quando poi riesce una serata come questa, per fortuna a noi ci riesce spesso una cosa del genere, perché i Tinturia ormai da 20 anni, da 21 anni, riempiamo le piazze un po' dovunque andiamo, e quindi questo ci riempie d'orgoglio, ci sprona a lavorare, a fare sempre di più, a lavorare sempre di più. E nel mondo della musica sai che è molto difficile, perché o sei un big che fai cose, vendi dischi alla televisione, oppure fai come Tinturia che da 20 anni, diciamo, riempi le piazze, fai il tuo, fai i dischi, vendi dischi al tuo pubblico, sei indipendente, puoi dire e fare quello che ti pare sul palco nel rispetto della gente, nel rispetto di te stesso, e ti puoi divertire, ecco. Io vedo che le tue canzoni sono sempre molto attuali, anche se sono di qualche anno fa. Ho visto il pubblico che cantava in maniera entusiasta. Secondo te come mai? Beh, perché le nostre canzoni raccontano il quotidiano, raccontano fatti di vita vissuta dalla gente normale, tra virgolette, che poi è quella che è il motore trainante di questa nostra nazione, del mondo intero. È quella società civile che la mattina si sveglia, se ne va a lavorare, quella che sogna le vacanze ai Caraibi, ma che poi si passa le vacanze a San Vito Lo Capo piuttosto che a San Leone, e si diverte comunque.